Ciao Vitto Family, io sono Vittorio e benvenuti in questo nuovo video. Indovinate chi c'è qua con noi, qua alla vostra sinistra. Chi c'è? Ma chi sei tu? Non ti conosco. Mi conosci? No. Sempre il solito, guarda, per favore, siediti e fai finta di niente perché... Vitto Family, lei è mia cugina Veronica, anche perché già la conoscevate, mamma. Ma che cosa stai facendo? Io stavo leggendo il libro stregato. Cosa? Il libro stregato? Ma dove l'hai preso questo qua? È pericolosissimo! Se si legge questo libro, succederanno delle cose molto, molto spaventose. Quindi questo libro qua, il suo posto è qua sopra alla mensola. Lo metto qui così nessuno lo prenderà. Scusate mia cugina Veronica, che lei è un pochino capricciosa ogni tanto per queste cose e quindi vuole rubarvi sempre i libri. Ma non soltanto i libri, ruba anche le salsicce, ruba anche le lasagne e ruba tutto quanto dalla cucina. Ah, meno male Veronica che adesso non hai più quel libro. Chissà che cosa sarebbe successo se... Ma come hai fatto a prenderlo senza che me ne accorgessi? Ho la telecinesi. Ah? Ma che cosa stai leggendo qua sopra? Cioè... Niente, è una cosa mia. Posso vedere? No. Posso? Veronica forse non hai capito. Questo qua non è una richiesta, è un ordine. Dammi subito e fammi vedere cosa c'è. Fammi vedere cosa c'è scritto dentro quel libro. Aia, il mio braccio. Il mio braccio non funziona più. Guarda, mi hai rotto il braccio. Ma non era il sinistro? Il sinistro? Ah, giusto, intendevo il sinistro che si era rotto già. Che sbadato era questo. Ah, il mio braccio sinistro non funziona più. Guardate. Ehi, aspetta, funziona di nuovo. Sì, ho entrambe le braccia. Perfetto, e adesso dammi questo libro. È mio. In mano tua, questo libro è pericoloso, quindi è meglio se lo tengo io. Altrimenti ci scopre. Aiuto. Dov'è? Non lo trovo. Ma insomma, non c'è scritto niente. Perfetto, Veronica, ti è piaciuto lo spettacolo? Veronica, ma Vitto Family, dov'è Veronica? Ma non stava qua seduta qua prima? Ehi, stupida sedia! Dimmi immediatamente che fine ha fatto Veronica. Io e la Vitto Family sappiamo che tu in realtà parli. Dici dov'è Veronica? Vittorio, io sono qui. Aspetta, sento la voce di Veronica ma non vedo Veronica. Vitto Family, la sedia l'avrà mangiata. Ah, Veronica! Stava dietro la sedia, ma io lo sapevo già che stavo soltanto scherzando. Ancora con questo libro, posso vedere cosa leggi? Allora, vediamo un pochettino. Ma questa è una formula oscura! Questa formula serve ad evocare i fantasmi! I fantasmi. Perché l'hai fatto? Almeno diventavi intelligente, non lo so, ci ho provato. Mi ha fatto male, però. Scusa. Non volevo, perdonami. Veronica, mi stai facendo arrabbiare. Facciamo una scommessa. Io adesso leggo questa formula e se vengono i fantasmi ho ragione io, accetti? Vittorio non rifiuta mai una sfida. Così Vitto Family faremo vedere a Veronica che i fantasmi non esistono. Accetto a pieno. Va bene, un piacere. Non si ferma più, non si ferma più. Aiuto. Aiuto. Oh, ma che stretta calorosa. Aiuto, sto facendo ginnastica. È una maledizione. Aspetta. Ah, ce l'ho fatta. Dovevo soltanto togliere la mano. Non mi fare il solletico, Veronica. Soffri solletico. Abracadabra, Gigino il fantasmino ci porterà un bel salamino. Ah, aiuto, ci sono i lampi.
Oh, oh mammina, Veronica, Veronica, dove sei? Veronica, che cosa stai facendo vicino all'interruttore della luce? Stavo creando un temporale. Vedi, lo sapevo, quei lampi erano finti. Quindi vuol dire che con questo incantesimo non arriverà nessun fantasma. E noi Vitto Family che stavamo per cascarci. Ma per favore, i fantasmi non esistono. Non esistono. E Veronica, mi dispiace ma... Aspetta un attimo. Veronica? Veronica? Vitto Family, scusate un secondo. Ecco, Veronica, dove sei? Sappi che se questo qua è uno scherzo, non è per niente bello. Oh, Vitto Family, sono rimasto da solo. Dove è finita Veronica? Dove sta? Ho paura. Chi va là? Chi c'è? Oh, avete sentito anche voi quel rumore? Cos'era? Andiamo a vedere. Sentite, viene da qua. Viene da dietro questo muro, avete sentito? Ok, Vitto Family, piano piano andiamo a vedere che cosa ci sta dietro a questo muro. Apriamo la porta. Veronica, se sei tu, guarda che non è per niente divertente fare questo rumore. Vitto Family, ecco, volevo dirvi che io sono un pochino pauroso, quindi andate prima voi, che ne pensate? Ecco, bravi, grazie. Shh, silenzio, andiamo a vedere. Oh mamma, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Meno male, Vitto Family, qua non vedo niente, quindi sicuramente qua intorno non ci sta nulla di cui preoccuparsi. Andiamo a vedere, magari, non so. Ecco, magari forse conviene che ce ne torniamo in camera, eh? Gino, il sì, Vitto Family, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto il fantasma. Cioè, veramente se n'è scappato. Quindi potrebbe anche ritornare. Dobbiamo stare attenti. Però adesso che ci faccio caso, non vi sembra che quella voce abbia un'aria un pochettino familiare? Non so, mi ricordava tanto la voce di qualcuno. Ah vabbè, non fa niente. Andiamo a controllare se se n'è andato. Fantasma, io sono qua. Aspetta un momentino. Veronica, lo sapevo che eri tu. Ma dai, qualche scherzetto. Però ti ho fatto spaventare. Fifone. Non è vero, io non mi sono spaventato, ho soltanto fatto finta di spaventarmi, vero Vitto Family, che facevo finta? Sì. Io spaventarmi? Non mi spaventerò mai di niente. Vittorio è super mega coraggioso. Ah! Oh, cos'è stato? Io ho soltanto sentito un urlo di una signorina. No, io non sono una signorina, sono Vittorio. Ah, è diverso, hai sbagliato. No, non sono una signorina, tu sei una signorina. Ah, meno male, Veronica, visto, non esiste nessun fantasma. Era soltanto Veronica e Vitto Family, noi ci stavamo cascando. Ah, che bello, questo sì che è un sollievo, che non esiste niente. Ah, che cos'è questo buon profumino di salamino? Vitto...
Torrio. Che cosa? No, Veronica, adesso no, sono troppo impegnato a sentire l'odore di questo salame, da dove viene? Oh, oh, grazie mille, Gigino, il fantasmino che mi ha dato il salamino. Il salamino!